Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a parlare di circonferenza, in particolare risolvo un problema di realtà relativo alla circonferenza, appunto, e poi vi mostro altri due esercizi a mio avviso significativi, uno è parametrico e un altro è relativo al tracciare il grafico di una funzione riconducendoci all'equazione di una circonferenza. Ma andiamo per gradi. Il primo esercizio è chiamato in palestra. Rispetto al sistema di riferimento della figura, che poi vi mostro evidenziata, il disco permanubrio ha lo stesso diametro della circonferenza di equazione x alla seconda più y alla seconda meno 2x più 4y meno 59 uguale a 0. A che altezza si trova da terra la mano della ragazza sul manubrio? Qual è l'equazione del bordo del disco? Il bordo del disco, chiaramente si tratta di una circonferenza. Cerchiamo allora di comprendere la questione. Questo è il manubrio che scorre sul pavimento per consentire a questa ragazza di fare appunto esercizio, forse qualcosa per le addominali, non lo so. La ragazza afferra tramite due maniglie questo disco e lo muove avanti e indietro, quindi porta a rotolare sul pavimento questo disco. Ma dal punto di vista matematico abbiamo, come suggerito in figura, un sistema di riferimento, asse delle ascisse, asse delle ordinate. Vediamo che il disco, il bordo di questo disco è tangente l'asse delle ascisse nell'origine. Quindi l'asse delle ascisse è perpendicolare al raggio nell'origine. Il centro di questo disco, quindi il centro di questa circonferenza, si trova sull'asse delle ordinate. La distanza che la maniglia ha da terra è pari al raggio della circonferenza. Quindi dovremo arrivare a comprendere qual è il raggio di questa circonferenza per indicare circa quella che è la distanza che la mano della ragazza ha da terra. L'asse delle ascisse, infatti, è collocato sul piano del pavimento, piano orizzontale. Ragionando in termini di centro di questo disco, quindi di questa circonferenza, del bordo di questo disco, come abbiamo detto, è facile osservare che il centro ha ascissa 0. Quindi se indichiamo con alfa e con beta ascissa ordinata del centro, l'ascissa del centro è 0. Circa l'ordinata. Se conoscessi il raggio di questa circonferenza, potrei determinare l'ordinata. Devo però conoscere il raggio di questa circonferenza. Nel problema ci viene detto, scorro un attimo sopra, scusate, che il disco ha lo stesso diametro della circonferenza di equazione. Quindi il disco ha lo stesso diametro di questa circonferenza. Quindi se ha lo stesso diametro ha anche lo stesso raggio, quindi dovrò operare sull'equazione della circonferenza che mi viene data. Pensando comunque in questa fase all'equazione della circonferenza che appunto devo trovare, bordo del disco, mi rifaccio alla formula nota che dobbiamo conoscere, quella che ci permette di determinare una circonferenza conoscendo le coordinate del suo centro, dette alfa e beta, e la misura del suo raggio. Qui al posto del valore di alfa ho collocato 0 e ho riscritto l'equazione. Per avere l'intera equazione mi serve l'ordinata del centro beta e il valore del raggio. Come ho già anticipato, andiamo a analizzare l'equazione della circonferenza che ci viene data per determinare diametro e raggio. L'equazione è x alla seconda più y alla seconda meno 2x più 4y meno 59. Quando l'equazione è espressa in questa forma, quindi x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0, le coordinate del centro alfa e beta si esprimono in funzione di a e b. In particolare l'ascissa del centro è meno a fratto 2, l'ordinata del centro è meno b fratto 2, mentre il raggio, se questo esiste, ecco qua,
è pari alla radice quadrata di ascissa del centro al quadrato più ordinata del centro al quadrato meno c. Iniziamo a trovare le coordinate del centro, quindi al posto di A e B vado a sostituire i valori meno 2 e più 4. Lo vedete qui in basso a destra, quindi vado a sostituire questi valori, ottengo 2 fratto 2, cioè 1, meno 4 fratto 2, cioè meno 2. Il coefficiente C che ci serve per determinare il raggio è pari a meno 59, quello evidenziato in verde. Quindi ora vado alla ricerca del raggio. Ascissa del centro al quadrato 1 al quadrato, a cui sommo il quadrato di meno 2, ordinata del centro, e sottraggo meno 59. Eseguendo i calcoli otteniamo la radice di 64. La radice di 64 è pari a 8, quindi il raggio di questa circonferenza è 8. Posso andare quindi a riscrivere a questo punto l'equazione della circonferenza, perché il valore 8, che mi dà appunto il raggio, è anche pari all'ordinata del centro, quindi è pari a beta, ordinata del centro. Andando quindi a sostituire al posto di beta il valore 8 e così al posto di r, otteniamo x alla seconda più y meno 8 al quadrato uguale ad 8 alla seconda. Elevo il quadrato di binomio y meno 8, ottenete il trinomio che qui vedete scritto, e semplificando l'8 alla seconda, cioè 64, sia a sinistra che a destra di questa equazione, otteniamo x alla seconda più y alla seconda meno 16y uguale a 0. Notiamo che c è uguale a 0, una circonferenza che passa per l'origine, manca anche il termine in x perché il suo centro appartiene all'asse delle ordinate. 8 beta, 8 valore del raggio, 8 cm. La mano della ragazza dista 8 cm dal pavimento. Andiamo a analizzare il prossimo problema. Determina i valori di A per cui l'equazione x alla seconda più y alla seconda più 2x meno 4y più 5a uguale a 0 rappresenta una circonferenza non degenere. Poi dovremo trovare per quale valore esatto di A la circonferenza ha centro di ascissa 3, in seguito un'altra circonferenza che ha centro sull'asse delle y, delle ordinate, e nell'ultimo caso una circonferenza con raggio pari a 2 ma non passante per l'origine degli assi, non passante per 0, 0. Andiamo un pochino per gradi. L'equazione che ci viene data al variare di A può rappresentare un fascio di circonferenze, un insieme di circonferenze, sia degeneri che non degeneri. Volendo ragionare sulle circonferenze non degeneri, sono circonferenze per le quali il raggio non assume un valore infinitamente grande, non tende ad infinito, e il raggio non è zero, non è pari a zero, e nemmeno ha valori complessi di per sé. Allora, facendo riferimento all'equazione della circonferenza, vado a ricavarmi intanto le coordinate del centro, che mi servono poi per ragionare sul raggio. Le coordinate del centro, come abbiamo visto prima, sono l'opposto del coefficiente del termine in x fratto 2 e, come ordinata, l'opposto del coefficiente del termine in y fratto 2. Andiamo a sostituire al posto dei parametri a e b i coefficienti, che nel nostro caso sono 2a e meno 4. Sostituendo otteniamo meno 2a fratto 2 e 4 mezzi, semplificando meno a e 2. Quindi al variare di a come numero reale, l'ordinata del centro è sempre pari a 2, l'ascissa è pari all'opposto di a. Quanto vale il raggio? Il raggio è la radice quadrata di ascissa del centro al quadrato più ordinata del centro al quadrato meno c. Al posto di alfa e beta, ascissa e ordinata, vado a sostituire i valori che ho appena ricavato, meno a e 2. Al posto di c, torno nella mia equazione e vediamo che c è pari a 5a, quindi meno c meno 5a. Il raggio è pari alla radice di questo trinomio. Non degenere, andiamo a considerare quei valori per il raggio, che appunto quei valori per il parametro a, che rendono il raggio
definito e non pari a zero il raggio espresso da questa radice, quindi vogliamo che il radicando di questa radice, la quantità sotto radice, sia strettamente positiva. Così il raggio sarà pari alla radice di un numero reale positivo. Per determinare quindi questi valori di A, devo risolvere questa disequazione di secondo grado. Per farlo, ricorro alla formula risolutiva. Calcolo quindi delta, formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. B al quadrato meno 4ac. Sostituendo i valori di A, B e C, che qui sono 1, meno 5 e 4, otteniamo per delta il valore di 9. Quindi l'equazione ha due soluzioni reali distinte. Le andiamo a calcolare tramite la formula risolutiva, meno b più o meno radice di delta fratto 2, cioè 5 più o meno la radice di 9, cioè più o meno 3 fratto 2. I due valori che si ottengono, eseguendo i calcoli, sono 1 e 4. Quindi quando a è 1, il raggio è 0, la circonferenza degenera. Lo stesso succede quando a è uguale a 4. Il raggio è nullo, la circonferenza è degenere. Mi servo della parabola di equazione y uguale a alla seconda meno 5a più 4 per studiare la disequazione. Quindi rappresento la parabola che interseca l'asse delle ascisse nei punti di ascissa 1 e 4 e che ha la concavità verso l'alto. Prima di 1 e oltre 4, questo trinomio assume valori di segno positivo. Per valori di A compresi tra 1 e 4, il trinomio assume valori di segno negativo. Io cerco quei valori che rendono il tutto maggiore di 0. Quindi sono per noi plausibili, accettabili valori di A strettamente minore di 1 oppure valori di A maggiori di 4. Andiamo ora ad analizzare i punti. Nel primo caso ci veniva chiesto una circonferenza che ha centro di ascissa 3. Il centro ha coordinate meno A e 2. Centro di ascissa 3 significa che l'ascissa del centro alfa è pari a 3. Nel nostro caso l'ascissa è meno A. Meno A uguale a 3. Cambiando di segno otteniamo A uguale a meno 3. È un valore accettabile? Sì, perché è un numero inferiore ad 1. Quindi quando A uguale a meno 3, il centro ha ascissa 3. Ovviamente la sua ordinata è 2. Il secondo punto, torno su un attimo sopra, scusate, ha centro sull'asse delle ordinate, sull'asse Y. Cosa significa centro sull'asse delle ordinate? Beh, significa che l'ascissa del centro è pari a 0. Quindi meno A, ascissa del centro è pari a 0. A deve essere 0. Quando è uguale a 0, che è un valore accettabile perché è minore di 1, oppure maggiore di 4, nel nostro caso minore di 1, il centro ha ascissa nulla. L'ultimo punto ci chiede di trovare il valore di A per la quale si ha certo una circonferenza non degenere di raggio 2 e non passante per l'origine. Questo punto è un pizzichino più laborioso. Quindi raggio uguale a 2 e circonferenza che non passa per il centro. Il non passaggio per il centro significa che il parametro C dell'equazione della circonferenza deve essere diverso da 0. Se fosse 0, la circonferenza passerebbe per l'origine. Raggio pari a 2, ho preso l'espressione del raggio che è la radice quadrata di A alla seconda meno 5A più 4 che deve essere uguale a 2. Allora, radice uguale a 2 e il valore di C diverso da 0 ci porta a 5A diverso da 0. Nel primo caso, anzi, la condizione 5A diverso da 0 è più rapida, mi porta a A diverso da 0. Quindi A deve essere un valore diverso da 0, oltre a essere minore di 1 oppure maggiore di 4. Per risolvere invece l'equazione irrazionale, ho le condizioni per le quali il radicando è positivo, vi è concordanza di segno, sono soddisfatte le condizioni, elevo entrambi i membri al quadrato. A sinistra ottengo il radicando, questa è una radice quadrata che viene elevata al quadrato, e quindi A alla seconda meno 5A più 4 uguale a 4, 2 alla seconda è 4.
Regola della cancellazione, cancello il 4 a sinistra a destra, a alla seconda meno 5a uguale a 0. A è un numero diverso da 0, quindi posso permettermi di dividere entrambi i membri di questa equazione per a, così da semplificarla e portarla ad essere a meno 5 uguale a 0, che è una semplice equazione di primo grado che ha come soluzione 5. 5 è accettabile perché rispetta le condizioni dell'essere a minore di 1 oppure a maggiore di 4 e qui anche a diverso da 0. Quindi se a uguale a 5, la circonferenza che andiamo ad ottenere sostituendo al posto di a il valore 5 è una circonferenza che non passa per l'origine, non è degenere e ha un raggio pari a 2. L'ultimo problema che vi propongo per oggi è questo. Chiede di rappresentare il grafico della funzione che ha questa legge, 2 più la radice quadrata di 9 meno x alla seconda. Si tratta di una funzione irrazionale intera. Grafici di funzioni di questo tipo possono essere rappresentati senza avere conoscenze troppo avanzate di analisi, senza conoscere il calcolo dei limiti o delle derivate, ma ragionando in termini di coniche e equazioni delle coniche, nel nostro caso equazione della circonferenza. Come possiamo fare? Prima di tutto vado a riscrivere questa equazione isolando al membro di destra la radice, quindi trasporto il 2 da destra a sinistra. Ottengo y meno 2 uguale radice di 9 meno x alla seconda. Ora, per poter operare su questa equazione vado a porre due condizioni. La prima, 9 meno x alla seconda maggiore o uguale di 0, mi garantisce l'esistenza della radice quadrata che vedete al secondo membro. Perché poi ho posto anche y meno 2 maggiore o uguale di 0? Perché il binomio y meno 2 è uguagliato una radice. Una radice quadrata non è mai negativa, o è maggiore di 0 o è pari a 0. Quindi anche y meno 2, che è uguale a una radice, non può essere negativo. Quindi y meno 2, a sua volta, deve essere maggiore o uguale di 0. La prima disequazione nella variabile y è piuttosto veloce, è una disequazione di primo grado, ci porta a y maggiore o uguale di 2. Nel secondo caso, radicando maggiore o uguale di 0, vado a risolvere la disequazione meno x alla seconda più 9 maggiore o uguale di 0. È una semplice disequazione di secondo grado. Per risolverla, passo per l'equazione associata, quindi meno x alla seconda più 9 uguale a 0 e mi servo del grafico della parabola di equazione y uguale meno x quadro più 9. Vado a risolvere l'equazione, equazione pura di secondo grado, trasporto di là il 9, cambio di segno, ottengo x alla seconda uguale a 9. Questa equazione ha due soluzioni reali opposte, 3 e meno 3. 3 e meno 3 sono gli unici due numeri reali che elevati al quadrato, che elevati alla seconda, mi danno 9. La parabola di equazione y uguale meno x alla seconda più 9 ha la concavità rivolta verso il basso e interseca l'asse delle ascisse nei punti di ascissa meno 3 e 3. Per quanto riguarda il segno di meno x alla seconda più 9, segno positivo tra meno 3 e 3, segno negativo per le x inferiori a 3 oppure le x maggiori di 3. La curva quindi che stiamo studiando è definita per valori di y, cioè di ordinata maggiori o uguali di 2, e per valori di ascissa compresi tra meno 3 e 3. X può anche essere meno 3 o può essere 3. Quindi la curva la studiamo, la consideriamo solo per questi valori di ordinata e di ascissa. Per rappresentare la curva nel piano, tenendo conto di queste due condizioni simultaneamente, torno alla legge che avevo scritto all'inizio e vado qui ad elevare al quadrato entrambi i membri. A sinistra ottengo y meno 2 al quadrato uguale 9 meno x alla seconda, irradicando.
Trasporto tutti i termini a destra tranne il 9. Guardate come vado a scrivere questa equazione. X alla seconda più y meno 2 al quadrato uguale a 9. Quell'x alla seconda può essere visto come un x meno 0 alla seconda più y meno 2 alla seconda, 9 come il quadrato di 3. Perché la penso in questi termini? Perché un'equazione di questo tipo altro non è che l'equazione di una circonferenza. È una circonferenza che ha centro 0, diascissa 0, centro di ordinata 2 e raggio 3. Vi ho scritto qui l'equazione canonica di una circonferenza: x meno alfa quadro più y meno beta quadro uguale raggio alla seconda, nel nostro caso il raggio è 3. Quindi la curva che io devo rappresentare, è una circonferenza che ha centro di coordinate 0, 2 e raggio 3. E qui sono andato a rappresentare la curva, la vedete tra azzurro e verde, in particolare con il tratteggio verde. Come vedete dal disegno, mi sono aiutato con il programma GeoGebra, ho messo in evidenza solo una semicirconferenza. Quale? Quella i cui punti che vi appartengono soddisfano le condizioni che hanno dato significato all'equazione che stiamo studiando. Non quella della circonferenza, ma della nostra funzione y uguale 2 più radice. Se vedete, questa semicirconferenza in azzurro sul tratteggio verde è caratterizzata da avere quali punti? Punti che hanno una scissa compresa tra meno 3 e 3, anche meno 3 e 3 li comprendiamo, e ordinate maggiori o uguali di 2. Quindi una semicirconferenza che ha centro 0, 2 e poi a raggio 3 e quindi ha come estremi il punto di coordinate meno 3, 2 qui a sinistra e 3, 2 qui a destra. Questa in azzurro è la curva che volevamo rappresentare. Ecco, detto questo, direi che posso anche concludere questo video. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati, lasciate un mi piace, commentate, scrivetemi come voi risolvereste esercizi di questo tipo o se avete bisogno di chiarimenti. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.